Ciao! Oggi video su come organizzare i compiti delle vacanze di Natale in modo semplice e veloce. Non potevo non fare questo video, un nuovo planning da farvi vedere per come organizzare i compiti delle vacanze in modo perfetto e non arrivare a gennaio senza aver fatto i compiti. Partiamo subito, mettete like a questo video, scrivetemi qui sotto se avete tanti compiti delle vacanze o pochi compiti, perché ho sentito che quest'anno qualcuno non voleva dare compiti delle vacanze, ma alla fine ve li hanno dati oppure no. Come vedete, io qui ho preso un foglio bianco molto semplice, potete usare anche un foglio di quaderno se non avete un foglio bianco, e come prima cosa ovviamente ho scritto compiti delle vacanze. Se volete vedere alcuni modi di come scrivere bene, come farle scritte, vi lascerò qui video da qualche parte di tutti i modi originali su come farle scritte e scrivere bene. La prima cosa importantissima che dobbiamo fare è scriverci tutti i giorni che abbiamo a disposizione. Vi faccio vedere il mio modo originale per fare il planning di quest'anno. Questo planning è molto carino per scrivere tutti i compiti delle vacanze, ma è molto facile e super veloce. Iniziamo subito. Vedete, è molto semplice, praticamente fate un quadrato e all'interno scrivete il giorno, poi fate questa ombra, è super carina perché tipo ti fa tipo subito risaltare il giorno, e qui da parte scrivete che giorno è e fate una riga in cui poi dopo scriveremo che compiti fare quel giorno. In questo caso scriverò tutti i giorni di qui e di qui. Ok, e in 5 minuti ho praticamente fatto il mio planning. Ho scritto tutti i giorni che ho di vacanza, ma adesso la prima cosa che dobbiamo fare è togliere i giorni che già sappiamo che non faremo nulla. So già che il 25, il giorno di Natale, non farò assolutamente niente. Quindi su questo giorno praticamente ci disegno una mega X, perché so già che questo giorno non farò assolutamente nulla. Quindi lo levo già, perché so appunto che sarà un giorno dove non faccio nulla. Quindi è inutile che lo tengo, perché tanto già so che in questo giorno non farò i compiti. Ok, e come avete visto, io ho tolto i giorni che so già che non farò nulla, però non è che dovete scegliere i miei. Per esempio, non so, se voi andate in montagna con i vostri genitori, tipo dall'1 al 4, e in montagna non avete intenzione di fare nulla perché andate a sciare o sulle piste, togliete questi giorni. Poi un'altra cosa importante che vi voglio dire sono invece i giorni in cui sapete che potrete fare tantissimo, e saranno i giorni che io segnerò con una campanella. Infatti in questi giorni voi sapete che potete mettere un sacco di compiti, perché già sapete che sarete a casa e non avrete altro da fare, o almeno vi potrete dedicare ai compiti. I miei giorni campanella saranno il 28 e poi il 3 e il 4. Questi tre giorni so che sono i giorni super full in cui potrò fare di tutto perché non ho altro da fare. Ok, quindi planning fatto, giorni che assolutamente non faremo nulla fatti, giorni super full segnati, e adesso non ci resta che dividere i compiti delle vacanze. In questo planning non stiamo a scrivere tipo esercizio 3, esercizio 5, esercizio... scriviamo soltanto le materie. Così è più veloce, e poi dopo andremo sul registro elettronico a vedere, non so, tipo inglese, ho questo da fare e lo farete. Vi raccomando di non lasciare tutti i compiti più difficili alla fine. Secondo me no, questa cosa tipo ti stanca tantissimo e poi non ce la potrete più fare. Quello invece che vi consiglio di fare è fare magari un giorno in cui già saprete che farete quello che proprio non vi piace fare, però saprete che è quel giorno e che dovrete farlo. Per esempio, so che a tantissimi, tipo non a me, però so che a tantissimi non piace fare i temi. Non lo so, per esempio potremmo mettere il tema, dato che so che il 3 è un giorno campanella, cioè in cui potrò fare tantissimo, è un giorno in cui potrò mettere il tema, quindi potrei scrivere italiano. E qui so che potrei fare i due temi che mi hanno dato da fare, perché so che è un giorno pessimo, però posso fare i temi qui. Invece, per esempio, il 22 e il 23 ho appena finito la scuola, e il 24 è una giornata in cui potrò fare i compiti solo la mattina. Quindi, per esempio, il 24 potrei mettere inglese, che so che ho un po' di esercizi, e tra parentesi indicare tipo la mattina, perché so che potrò farli solo di mattina. Poi inizio a mettere i compiti in tutti gli altri giorni.
sono tutti i miei giorni che ho a disposizione con le materie e come vedete, avendole organizzate, mi sono anche restati dei giorni tipo liberi. Per esempio il 22 non farò nulla e anche il 30, domenica 30, non ho nulla da fare, perché se riesco a fare tutto come mi sono prefissata nel mio planning, ho dei giorni anche totalmente liberi. Poi ci sono giorni invece tipo, io vi consiglio gli ultimi giorni prima di andare a scuola, vi consiglio di tenerli per studiare. Per esempio io ho messo il 4 studiare per verifica, perché secondo me studiare le cose che magari hai per la verifica dell'8 gennaio è meglio farle all'ultimo, così poi ve le ricordate subito. Ok, questo è tutto, questo è il mio planning, spero vi sia piaciuto, scrivetemi qui sotto se lo farete anche voi, grazie mille per aver visto questo video e a più, ci vediamo al prossimo video, ciao!